Italia da gustare, un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordelli. Incontriamo l'AD di Azienda Agricola Vaccara, il dottor Paolo Vaccara, dalla Sicilia in provincia di Trapani. La vostra mission, la vostra azienda. Assolutamente, allora noi lavoriamo con la Nocellara del Belice, un'oliva straordinaria che cresce nella Valle del Belice in provincia di Trapani, una qualità autoctona, con l'unica oliva in Italia a avere due DOP, sia una per l'oliva da tavola e una per l'olio d'oliva. La nostra famiglia ha come mission riprendere questo territorio, il valore di queste olive che fanno un olio straordinario, un'oliva incredibilmente buona, completare la filiera di produzione e collegare direttamente i produttori, in questo caso che siamo noi, con i clienti finali, i consumatori che cercano un prodotto comunque di qualità. Ecco, ma tu sei molto giovane, il tuo collega qua è giovane, mi raccontavi prima che, diciamo, la vostra azienda è fatta di giovani. Sì, sì, abbiamo preso come iniziativa aumentare l'occupazione dei nostri giovani che hanno questa volontà di riprendere e dare valore alla nostra terra, e nonostante sia un'azienda familiare aiutiamo sia nel momento della raccolta, dell'imbottigliamento che della vendita, un personale giovane e attivo che voglia introdursi nel mondo del lavoro anche in fretta. Tra l'altro, ecco, è molto bella l'etichetta Infinito, c'è dietro una storia. Sì, intanto Infinito dei Leopardi possiamo dire che è stato anche un'iniziativa. Oltre che un nome facile a ricordare, è, come ci hanno detto molti dei nostri clienti, è un sapore che non finisce mai, un sapore che rimane sulla lingua spesso, e quindi abbiamo adottato questo nome grazie a questo. Ecco, raccontaci un po', in quanti siete in azienda? Allora, l'azienda è familiare, quindi ristrettamente i miei fratelli, il più giovane che ha 16 anni, si sta imparando ancora il mestiere sia della raccolta che della produzione. Mia sorella che si occupa del marketing, mio padre che si occupa meramente della qualità del prodotto finale, e poi abbiamo tanti giovani, siamo dai 10 ai 15 sulla raccolta, altri 3 che si occupano dell'imbottigliamento, diciamo siamo un bel gruppetto. Ecco, su quanti ettari e quanta produzione? Allora, noi quest'anno arriviamo a 40 ettari e siamo quasi su 8.000 pianti. Piante tutte riprese che erano all'inizio abbandonate, abbiamo investito per diversi anni per riprendere. E queste piante ci stanno ripagando quest'anno con un ottimo frutto. Ecco, a proposito, la raccolta 2018 come sta andando, come è andata? Ma nonostante tutti gli altri che hanno avuto problemi, la nostra collina dove abbiamo le nostre olive non hanno avuto infezioni né mosche né funghi, e quindi la produzione è ottima sia di quantità che di qualità. Insomma, siccome sei giovane, in questo cassetto ci sono tanti sogni, quello più che ti senti che potrà avverare, quale potrà essere? Beh, farlo assaggiare un po' a tutto il mondo. Già da quest'anno abbiamo iniziato con le esportazioni a Canada e agli Stati Uniti, infatti siamo iscritti alla FDA. Il nostro sogno è farlo assaggiare un po' ovunque, in tutti i paesi del mondo. Benissimo, questa per noi è l'Italia che a noi di Milano Incontra piace raccontare. Buon lavoro e complimenti per la vostra produzione, siamo in qualità veramente top. Grazie e auguri di buon lavoro. Arrivederci, grazie, è stato un piacere. Salutiamo Paolo Vaccara, a voi la linea.